E bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Football Manager 2023 con un nuovo episodio con il nostro Bari e il nostro maestro Giampaolo. Allora, oggi banco di prova molto importante perché potremo capire se le modifiche fatte possano insomma in qualche modo funzionare, ma prima cosa volevo fare una cosa. Questo MacCook, allora, me l'hanno segnalato, appunto, e mi avevano accettato un'offerta da 700 euro per questo giovane giamaicano, che può fare l'esterno completo a destra, quindi ha buoni sprazzi di miglioramento. Contrasti 8, controllo di palla 9, cross 10, buon dribbling, buon passaggio, buona tecnica, buone decisioni. Cioè, in realtà non ha delle brutte statistiche, intendo per la Serie B in generale. Devo dire che a me non dispiace, che poi vabbè, per 700 euro penso che onestamente si possa fare. Poi arriverà anche questo terzino qui. Segnerà al Bari nel 2025 a gennaio, quindi manca pochissimo, ed è, se non sbaglio, in prestito, vero? Non me lo fa vedere, però sì, prestito fino a fine stagione. Ci darà una grossa mano sulla fascia di sinistra, visto che a sinistra Ricci si fa male spesso e non abbiamo granché come ricambio. Allora, partita col Crotone che è molto importante. Michelino espulso e questo fa male, quindi io mi rischierei un Labriola come mezzala. E qui ci metto... che ci metto qua io? Anzi, facciamo una cosa. Facciamo così e mettiamo Vasco Valls come mezzala. Giagello qui va benissimo perché, cioè, da quando ho messo Giagello come esterno invertito, diciamo che si è trasformato, fa gol, fa cose buone e devo dire che mi sta piacendo ultimamente questo ragazzo. Michelino, essendo espulso, io lo metterei fuori rosa per oggi, piuttosto mi porto Palumbo, non può? Ah, è ancora un po' fuori forma. Ci portiamo Estrela, giusto per... Allora, Bari Crotone, qui capiremo secondo me molte cose. Secondo me possiamo capire molte molte cose. Intanto vedo che mi dà problemi un secondo, vediamo un po' se mi dà ancora problemi la game capture, perché solo su questo gioco mi dà problemi, non capisco il perché, onestamente non capisco il motivo. Cioè, sugli altri giochi va benissimo tutto, qui no. Vediamo se succede qualcosa. Intanto, partita senza grandi emozioni al momento. Anche se non sembra che... sembra che stiamo giocando bene in realtà, perché stiamo facendo più tiri in generale, stiamo facendo più cose. Possesso palla molto maggiore rispetto al Crotone. Ok. Però azioni qua ce ne sono zero. Cioè, c'è qualcosa che non va. No, sembra che sia tutto a posto. Ok. Allora, abbiamo fatto molti tiri, ma non importa. E per segnare servono tiri in porta. Amareggiato, possiamo fare un po' di più. Come si è messi? Offensiva, ok. Vediamo se va bene così. Sto testando un po' la game capture. Vedi, mi dà problemi. Un attimo, un secondo, scusate. Allora, sembra che io abbia sistemato. Comunque il problema rimane. Con questo gioco non so perché a volte mi dà dei problemi, cosa che in altri giochi non succede, ma vabbè, andiamo avanti. Cioè, in realtà la partita la staremo dominando, ma non si riesce a far gol.
E sono un po' preoccupato, onestamente. La sblocchiamo? No, eh? Bravissimi! Quelli del Crotone sono bravissimi, raga, oh. Walid! Walid! Gol nato da un casino fatto dai giocatori del Crotone. Hanno fatto una roba agghiacciante. Sesai qui bravissimo a crossare al centro e che dire, bravo a smarcarsi. Allora, molto bene. Dai, no, che sfiga, porca miseria, non ci credo. Sfiga assurda, no, no, no. Non ci credo, raga. Ah, abbiamo fatto gol. Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare poco dopo. E siamo andati molto vicini al raddoppio. Ripartenza, gol del Crotone. Io sono senza parole. La partita si è accesa. Ma cosa? Perché è espulso? No, vabbè, non ci credo. Ma perché? Capradossi, ma che ca... No, vabbè, io non ci voglio credere, raga, non ci voglio credere. No, vabbè, io sono senza parole. Sono senza parole, raga. Ci ha messo nei casini. Mettiamo Bellò di qua. Al centro, il morte. Al centro. Ma porca miseria, sto gioco lo odio. Ti ho detto al centro. Posso avere qualcuno al centro? Oh, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Aspetta un attimo. È meglio così. È meglio così. E Sesai sta davanti, cambia ruolo e lo mettiamo centravanti d'attacco. Tocca fa così. Per colpa di Michelino che ha fatto una no, Michelino Capradossi che ha fatto una cavolata, ma una cavolata veramente assurda. Rimaniamo in 10, ma io non ho neanche capito il fallo. Io non l'ho capito il fallo, raga, Io ho visto colpi di testa, basta, ma non ho visto nient'altro. Vai, Aaron! Aaron! Ma porca! Ma come fai? Ma come fai? Se sai, come cavolo fai? Ma vabbè, io non ho parole. Ma che si è mangiato, se sai? Ma che si è mangiato? Vasco, ma che cazzo fai? Vabbè. E allora, io alzo le mani. Io alzo le mani, siamo in 9, cioè io veramente. Io alzo le mani, raga, ma cosa devo fare io? Cioè, che colpe ne ho su una squadra di decelebrati? Cioè, ma come si fa a far cose, a fare queste cose? Ma io, boh, veramente. Ma perché? Siamo Lazetic. Io non ho più giocatori, praticamente. Qua al centro. Oh, tocca far così. Raga, si è messi bene, eh? Si è messi molto bene. Dai che ora la perdiamo, eh. Non mi sembra il momento, onestamente, anche se Corbo in effetti è molto stanco. Allora, andiamo a canestrelli. Beh, che partita rilassante. Mannaggia Ricci, buono, buono. Cioè, stiamo meritando anche il 9 contro 11. Cioè, veramente, io non so perché ci siamo fatti espellere due giocatori. È assurda questa cosa. È assurda. Portiamo a casa un pareggio. E, onestamente, per come sei messa, no, amareggiato. Amareggiato. Ma perché non si fa così, raga? Cioè, nel senso, il pareggio va bene perché eravamo 9 contro 11. Quindi va bene lo stesso, ecco. Vediamo un po'.
Non abbiamo soldi. Non abbiamo soldi. Non abbiamo soldi, raga. Tutti questi premi io andrei a cavarli. Siamo senza soldi. Benissimo. Si può aggiustare il budget? Basta 700. Perché non posso aumentare comunque? Io non c'ho i soldi. Non c'ho i soldi. Niente, McCook mi sa che qua. Ma porca miseria, ma porca. Non abbiamo i soldi. Questo è un fenomeno. Questo è un fenomeno, santo cielo. Mi mancano solamente 50.000 euro. Non mi manca tantissimo. Ma porca miseria. Ma scusami, eh. Dove stai, vacca? Quanto pigli, vacca? 372.000 euro? Aspetta, eh. Risoluzione consensuale. In prestito fino a fine stagione. Ma a questo punto... Allora, no, no, no. Allora, cosa devo fare con Capradossi io? Multa, una settimana di stipendio. Au. Cavoli tuoi. Vasco, una settimana di stipendio. Io sono molto aggressivo in queste cose. Antonio Vacca non vuole andare via in maniera controversa. Vacca. Ma porca miseria. Oh. Va bene. Vai via. Ma porca. Non posso neanche mandarlo via a zero. Cioè non posso neanche svincolarlo, raga. Capradossi è indignato. Oh, Capradossi. Bravo Vasco, bravo Vasco. Tu sì che sei un bravo ragazzo che ha ammesso di meritare una multa. Giusto così. Anche perché, cioè, non è che l'espulsione. Antonio Vacca ha annunciato di volersi ritirare alla fine della prossima stagione. Ma questa no? Ma questa no, Vacca? Ma sei sicuro? Li considera ritiro anche no. Va bene così, Vacca, va benissimo. Allora, io a sto punto... dove fido? Il nostro McCook. Dove sei, McCook? Dove è finito, McCook? Scusate. Perché voglio fare una cosa. Ma era staccato o attaccato, Cook? Non mi ricordo. No, ok, va bene così. Facciamo una cosa, Mac. Riproviamo. Riproviamo. Ok? Certo che non so come fare a liberarmi di Vacca. Io non so come fare, ragazzi. Onestamente. Come faccio? Boh. Allora... Un certo numero di giocatori si sono lamentati della scarsa qualità dei recenti allenamenti. Sì, ma non c'è un motivo. È quello che mi fa arrabbiare. Mi arriva dei giocatori. Terzini, non c'è... Insomma, mi arriva della... Un secondo. Accetta prestito? Ok, sì sì. Vai tranquillo. Ma no, ma... Vabbè, ho capito che qua non ci viene McCook, eh? No, che dirà, no.
No, un mese fuori no. Corbo 2 giorni. Lazetic 3 giorni. Vabbè, sono sempre infortunati questi, eh. Amoruso 3-4 mesi. Ah, ma allora. È una sfiga totale questa, eh. Ammazza. Cioè. Lo so che ho perso che dire per infortunio. Lo so, non ricordarmelo, ok? Grazie. No, perché. Allora. Estrella, dai, su. Perché non posso accettare? Ah, ho accettato tutte le offerte. Ok, va bene. Va bene. Cosa? Ma rifiuta subito, ma. Ma per favore, ma per favore, ma dove vuoi andare? Ti devo dare anche i soldi? Ma tu sei pazzo. Ma tu sei pazzo. Dai, facciamo i seri, eh. Facciamo i seri. Bravo, Brazao. Il Bari potrebbe perdere Corbo. Mancano ancora 19 mesi. Con calma. Prossimo anno rinnoviamo il contratto. Ora non abbiamo uno spiccio che sia uno. Quindi cosa devo fare? Cioè, non si può ora. Allora, Lazetic, ok. Torna Lazetic. Vasco, Vasco sei un pirla. Mettiamo Michelino che torna finalmente. Ok. Capradossi fuori perché anche lui è un pirla. Diffidato, vabbè, ho capito, non so cosa devo fare. Non ho giocatori, quindi va bene lo stesso. Allora, a posto di Khedira ci portiamo. Rauti, al posto di Capradossi ci portiamo invece Palumbo. Palumbo, la squadra c'è. Siamo contro. Beh, si è già giocato. Vabbè, che me frega. Sta in panca tanto. Vabbè, mettiamo Nordstrom. Ok. Allora, Frosinone Bari. Partita come tutte importante, come tutte, cioè alla fine non ce n'è una più importante e una meno importante. Ora come ora sono tutte importanti, non c'è distinzione. Gomez, ma siamo veramente sfortunati comunque, eh? Quindi non si è capito una fava, però ok. Bella questa goal line technology che non è che ti fa vedere di lato la riga bene, no, ti fa vedere dalla traiettoria che non serve a nulla. No, ma il portiere sta a fare i miracoli, vabbè che c'è Montipò. Ok, è un buon portiere, però sta facendo cose assurde. Devo dire che siamo molto sfortunati. Corbo, Corbo, tira Corbo. Che aspetti, le guardie? Corbo, Corbo. Presidente? Presidente? Che cazzo sta facendo? Corbo! Stava aspettando il momento giusto. Pirla io a non capirlo. Dai. Bello questo gol. Bello. Ora però il rinnovo si fa automatico, eh. Bravo Corbo. Bel gol. La squadra sta riniziando a girare, sembrerebbe di sì, quantomeno. Non dico. Siamo ancora messi bene, però c'è uno sprazzo di luce in questo Bari. No, è fuori gioco. Mi sa che è fuori gioco. Ti prego no. Ti prego no. Michelino! Michelino Folorruscio firma il 2-0 Bari. Assist di Sesai, fantastico. Montipò non può nulla. Oh, attenzione, 2-0 col Bari. Ma Assalt, peccato, peccato. Io questo Bari comunque non lo capisco. Non lo capisco. Ma porca miseria. Labriola, perché sei infortunato? Ma io che ho fatto di male nella mia vita? Allora. Dai, chi?
Giorgiano, è il tuo momento. È il tuo momento. Ti scongiuro. Ti scongiuro. Allora, primo tempo andato. Contento. Il Giorgiano è nervoso. Ma perché sei nervoso? Cioè, non ho capito. Stai vincendo 2-0. Nervoso di che? Dai. Ricci. Che palla! Che palla gli ha dato? Però se sai sotto porta. Non mi è del tutto bravo, insomma. Giagello. Vai Michelino. Fallo. E che gli ha dato? È giallo? Tutto sto casino per il giallo. Pensavo un rosso. Di solito quando ferma l'azione. Qui in Football Manager che ferma l'azione durante così via va sempre il rosso di solito. Infatti non mi sembrava un intervento da rosso onestamente, però ho detto ma chissà che il gioco non si sia impazzito. Solo con noi impazzisce il gioco, eh. Bello, ma come giochiamo, raga? No, ma come hai fatto a sbagliare? Ma come hai fatto a sbagliare? Se sai, ma porca miseria. Ma veramente, fai. Attenzione. Bravo, Brazao. Bravo, Brazao. Molto bene. Che portiere abbiamo noi comunque? Assurdo, eh. Bravissimo. Uscita fantastica. Portiere meraviglioso. Posso dire che è un portiere veramente meraviglioso. Allora, no, nessuno ancora è stanco al momento. Stiamo tenendo molto bene fisicamente. Il Giorgiano 6.7, che non è un brutto voto. Primo, Canestrelli è stanco. Canestrelli, tu sei stanco. Mettiamo Muaremovic. Anche Gomez è molto stanco. Io però non c'ho nessuno che può fare il tuo ruolo, quindi Gomez mi sa che dovrei far così. E no, il resto lo lascerei così com'è. Mettiamo solo Muaremovic. Stai calmo, mancano 10 minuti. Non manca tanto. Bravo Lazetic che mi torna. Bravo, bravo. Ripartiamo, Ricci. Ricci, la fa tutta la fascia, la fa tutta, Ricci. Ricci. Giagello. Giagello. Che gol ha fatto? Porca miseria che botta. Oh, comunque Giagello esterno invertito. Mi è rinato. Sta a fa un sacco di gol. Ammazza, oh. Che squadra, ragazzi. Ma che squadra. Oh, una squadra così non si vedeva da tempo, eh. Abbiamo dominato il Frosinone. Ma io non c'ho parole. Contento, contento. Beh, come fai a non essere contento? Ora siamo tredicesimi. Oh, la stagione si sta ricostruendo. Pian piano, c'è ancora da lavorare. Ma siamo lì. No, la Briola. Ma come? Anche tu un mese? Ma che palle? Ma che palle, veramente? Ma ragazzi, ma sul serio? Si fanno tutti male. Gaetano, magari. È contento, Daki. Bravo, Daki. Bravo, Daki. Il nostro Giorgiano di fiducia. Adesso, fiducia. Non esageriamo, eh. Perché anche lui ha fatto un po' di stronzate e così via, però. Vasco Valls sta migliorando. Anche se si è fatto buttare fuori, ma sta migliorando. Ok. Tra poco si apre il mercato, ragazzi, eh. Manca poco al mercato di gennaio. Che non faremo niente perché a meno che non vendiamo. Rutigliano, offerta di trasferimento a Rutiglia. Vai, vai. Vai, vai via. Per favore, dai. Per favore, Coppa d'Africa.
No, però. Ma vi pare il momento per la Coppa d'Africa? Santo cielo benedetto. Ci mancava la Coppa d'Africa, oh. Io con che gioco? A parte che dire è infortunato. Ma dove vuole andare? È rotto, dove va? Poi faremo. Aiuto, sto morendo. Poi faremo anche a meno di Michelino. No, non posso fare a meno di Michelino, ragazzi. Non posso, cioè. Non ce la possiamo fare senza Michelino. Oh, Adeki, però, cioè, ti ho fatto giocare una volta. Ti ho fatto giocare. Vabbè. Manda a casa. Ci mancava l'influenza. Ci mancava proprio, eh. Mamma mia. Oh, la voce oggi non ce l'ho. Mi sta scomparendo. Palumbo, fuori 6-8 giorni. Ma che sta diventando il lazzaretto? Raga, abbiamo il lazzaretto in questa squadra. Ma veramente. Fortuna che fra poco mi arriva il terzino sinistro in prestito, se no qua. Mamma mia, questo. Cavolo, il Genoa. Eh no. Io veramente. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Un secondo, eh. Costo futuro obbligatorio. Ti do anche 40.000 euro. Non puoi andare a Genoa. Non puoi. Cioè, io veramente. Sono in scadenza questi giocatori? Caburè in scadenza? Vabbè, sì. Oddio. Ma con quali soldi? Ma magari averceli. Ritiro imminente, vacca. Bravissimo, vai via. Vabbè, questi no. Questo no. Abbastanza tempo. Ok, va benissimo tutto. Manca di potenziale? Vai. Offerta per Dorval. Fine contratto. Per quanto mi riguarda. Sì, ok, ma ci liberiamo dello stipendio. Quantomeno. Quantomeno. Allora, ragazzi, abbiamo l'Entella. Entella Bari. Sesai, Lazetic, Michelino, Labriola, infortunato. Mettiamo un attimo per oggi. Torna Vasco Valls. Facciamo così. La squadra c'è. Capradossi, torna. Ok, Daki qua è malato, mettiamo Canestrelli che è diffidato, ma vabbè, cioè è rischio diffida, volevo dire, mettiamo Venuti, ok, andiamo, contro l'Entella per continuare il momento favorevole, perché stiamo giocando un gran bene le ultime partite e voglio provare a continuare in questo modo. E scalare la classifica. Scalarla. Cercare di arrivare almeno nei primi 6-7 posti per i playoff. Sarebbe un risultato eccellente per come siamo partiti quest'anno. Anche perché la Serie A, ragazzi, è d'obbligo. Ormai la squadra c'è. Manca solo il risultato finale. Che è la cosa più importante, ok, però. Però, vabbè. Facciamo finta di niente. Oddio. Dai, rega, su. Ah, 0-0. Ricci. Vasco Valls. Vasco Valls. A ritorno. Dopo l'espulsione. Dopo la settimana di multa. Ritorna così, bravo Vasco. Qui comunque Sesai se la voleva portare in porta.
Non so perché, non chiedetemelo, ma se la voleva portare fino dentro alla porta. Ok, Vasco ha segnato. Io sono molto contento perché Vasco l'ho sempre difeso e amato. Lo sapete, quindi sono contentissimo che lui abbia segnato. Non fatelo partire. Ma peccato, peccato. Però bravo Lazetic che ci hai provato. Bravissimi. Michelino. Gomez, Lazetic. Bella la palla. Ammazza, oh. Ma che è successo a Vasco oggi? Oggi Vasco è il nuovo Lionel Messi. Cioè, non lo so che cavolo gli stia accadendo, ma va benissimo così. Mazza Vasco, bravo. Salta anche il portiere. Più di così, che gli vuoi dire? Sta facendo qualcosa di assurdo oggi. Possiamo dirlo con certezza. Allora, contento. Stiamo giocando molto bene. Se riusciamo a fare 3-0, un po' di turnover non sarebbe male. Se riusciamo. Non sarebbe affatto male. Bravo Vasco. Vasco oggi è dappertutto. È dappertutto. È una roba fuori di testa. Ricci. A Ricci. Dai un po'. Mamma mia, però Michelino che mi sbaglia. Capradossi. Vedi che però la settimana di stipendio ripaga. La settimana di stipendio ripaga. Bravo Lazetic. 3-0. Pure qua, gran bella azione. Capradossi recupera un pallone sanguinoso. Giagello fa il cross. Lazetic non può sbagliare. O meglio, poteva anche sbagliare, visto che ultimamente Lazetic sotto porta mi è un po' carente. Però non ha sbagliato. Non ha sbagliato. Allora, turnover. Siamo Akpa. Siamo Akpa. Mettiamo Johnson. Mettiamo Dorval. Maldini. Facciamo così. Facciamo così. Anzi no. Sì, forse meglio così in effetti. Moremovic per Celt. Canestrelli per Corbo. No, fini cambi? Vabbè, dai. Turnover totale. Sul 3-0 voglio stare. Voglio far riposare i miei migliori giocatori, visto che sono tutti infortunati. Quindi dovremmo fare un po' di... giocare un po' tante partite senza tanti ricambi. Quindi quando possiamo, meglio fare i cambi, meglio far giocare le riserve con molta calma. Dai. Gomez. Cos'è? Vabbè, ci hai provato. Questo è l'importante. Provarci va bene, bisogna provarci nella vita. E tu ci hai provato. Molto bene, molto bene. Aia, aia, coccolo. Bravo, Brazao. Sempre Brazao. Sempre Brazao. Giocatore incredibile, incredibile. Portiere incredibile. Sta facendo una stagione memorabile. Akpa, ripartimi. Perché cavolo era quella palla, Akpa? Così a cavolo, spaziamola, cioè. Vabbè, quei cambi abbiamo perso un po' di lucidità, di bravura. Però la portiamo a casa. La portiamo a casa e questo è l'importante. Portarla a casa era molto importante. Anche perché ora siamo dodicesimi a 23 punti. Siamo distanti, ma non troppo, dal quarto, terzo posto. Il secondo posto, ragazzi, è impossibile. C'è Venezia che ha tipo 40 punti e sta facendo robe fuori di testa. Robe veramente fuori di testa. Ok, raga, allora adesso si aprirà il mercato. Arriveranno giocatori. Ok. E io intanto vorrei organizzare delle amichevoli, perché la prossima è il 18 gennaio. Quindi ne facciamo una qua. Conto squadre scarse per avere un po' di fiducia. Poi una il 3 gennaio, una il 9. Così prendiamo un po' di fiducia, ragazzi, sennò qua massa fra. E una il 13.
Io faccio così, così almeno possiamo vincere tante amichevoli di fila e fare morale, che è importantissimo il morale in questo gioco. Ok ragazzi, io direi che è tutto. Se avete consigli per il calciomercato fatemi sapere. Io mi auguro di riuscire a prendere quel McCook che sembra fenomenale, però spero che Genoa non ce lo rubi, se no sono cazzi amari. Ragazzi, ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao.